Buonasera a tutti, bentornati da parte di Pietroviglia al nuovo appuntamento serale, tutto rivolto ai mercati azionari del vecchio continente. Andremo a vedere tra poco quello che è successo nell'ultima seduta della settimana, seconda e ottava del mese di giugno. È stata una seduta contrastata, quella odierna, sui mercati azionari europei, che non hanno beneficiato in un certo qual modo dei buoni dati arrivati in mattinata dalla produzione industriale cinese, salita nel mese scorso dell'8,8%. Accompagnato questo dato dalle vendite al dettaglio salite del 12,5% e dati che avevano spinto al rialzo i listini asiatici anche in scia alle decisioni prese dalla Banca del Giappone, secondo il quale la politica monetaria appunto nel Giappone rimarrà ultra espansiva, con un'economia appunto quella nipponica in moderata ripresa nonostante il rialzo dell'IVA iniziato nel mese di aprile. In questo contesto, quindi, i mercati azionari europei hanno continuato in un certo qual modo quella debolezza iniziata nella giornata di mercoledì, anche in scia alla revisione al ribasso della crescita globale arrivata dalla Banca Mondiale. E chiusura quindi di settimana quasi su tutti i listini sulla parità, anche se in recupero rispetto ai minimi fatti segnare a metà giornata e che in un certo qual modo aprono le porte per una ripresa degli acquisti nella prossima settimana che sarà condizionata in un certo qual modo dall'evento della Fed che si riunirà nuovamente in materia di tapering e che appunto in quell'occasione ci sarà la conferenza stampa della Yellen che potrà dirci qualcosa in più sui prossimi appunto le prossime mosse in tema di politica monetaria da parte della Fed. Sul mercato dei governativi continua, nonostante il rimbalzo delle ultime sedute, il trend discendente degli spread. Il BTP Bund scambia in area 142 punti base, quindi nulla di nuovo rispetto alle scorse giornate. Il trend di fondo rimane sempre discendente. Andiamo a dare uno sguardo al cambio euro-dollaro e nonostante il rimbalzo della giornata di ieri, torna la debolezza sulla moneta unica europea. Ricordo che una continuazione della discesa sotto i livelli di area 1,35 sarebbe visto come un ulteriore segnale di debolezza e ricordo che sono i minimi del 2014, area 1,35, ulteriore segnale di debolezza che aprirebbe la porta ad altre vendite. E chiusura sulla parità per il nostro FTSE MIB che durante la giornata era sceso anche sotto l'importante soglia dei 22.000 punti, recuperata comunque la seconda parte della giornata e da questo punto di vista il segnale arrivato oggi è certamente un primo segnale di fiducia dopo alcune giornate caratterizzate da prese di benefici, quindi tutto ciò apre le porte per la prossima settimana a un ritorno degli acquisti che si confermerà con il recupero di area 22.200 ex top di periodo e quindi apertura ad un test sui top degli ultimi anni, posizionati in area 22.550, 22.580. E siamo giunti al termine del nostro ormai consueto appuntamento serale. Ricordo come al solito per quanto riguarda i report e segnali operativi, basta consultare la pagina premium di Trend Online. Ricordo le newsletter e appunto i segnali operativi non solo con l'uso delle mail ma anche con quello di SMS. Per ulteriori info potete scrivere alla mia mail personale che vedete appunto sovraesposta. Ancora un ringraziamento per l'ascolto. Mi auguro a tutti buon weekend e l'appuntamento è alla prossima settimana. Ricordo che è lunedì e come al solito ci sarà il solito evento settimanale tutto dedicato al listino italiano e con analisi a richiesta. Ancora una volta buon trading e alla prossima.